I can't breathe without you. 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 I can't breathe without you.
Buongiorno ragazze, finalmente vi saluto. Bentornati in un nuovo video. Allora, oggi è lunedì 13 giugno, siamo qua tutti. Finalmente è uscito il sole perché stamattina pioveva e quindi ho approfittato per fare un po' di cosine in casa, come avete visto. Sì, invece adesso guardate com'è bello, c'è un cielo bello azzurro, ha rinfrescato un po', è venuto un po' di sole. Noi adesso abbiamo preso il caffè e andiamo a fare un giretto al mercato. Stamattina ho fatto un po' di cose, ho anche messo gli spinaci perché voglio rifare le spinacine con la carne di pollo che però devo tritare. E ve la rifaccio vedere la ricetta perché diverse mi avete chiesto anche su Instagram, quindi ho piacere a farvi rivedere questa ricettina perché è veramente molto veloce. Quindi spinaci, la carne di pollo tritata, un uovo, un po' di formaggio, un po' di sale, amalgamate, fate delle spinacine e io poi le friggo. Sapete che io non friggo quasi mai, però ogni tanto ci sta. E i gemellini sono lì, sono un po' capricciosi stamattina, non so se è il cambiamento di tempo. Niente, adesso li facciamo svagare un po', poi devo andare alla Coop che ho praticamente un buono di 5 euro su una spesa minima di 15 con prodotti però a marchio Coop, e comunque devo prendere della frutta e della verdura, tra cui le carote che sono rimaste proprio senza, e quindi approfitto e utilizzo questo buono, tra l'altro sono cumulabili. E niente, qui c'è Alex che guida il trenino. Noi ora facciamo un giretto al mercato e ci vediamo dopo.
Ragazze, sono le 12. Io ho appena finito di preparare le spinacine, siamo arrivati intorno alle 12:20 e adesso ho preparato i piatti con la pasta fredda e si sta solo scaldando la pappa dei gemelli. Allora, al mercato ho preso solo queste, sono per me, le ho pagate 4 euro. Sono, diciamo, l'imitazione delle All Star, ma io uso questo tipo di scarpe tantissimo in estate perché comunque tengono il piede abbastanza fresco, soprattutto andando al parco che ci sono i sassi, con i sandali non è il massimo. Alla Coop ho speso 55 euro, ma ho avuto lo sconto di 5 euro perché c'era quel buono che vi dicevo sui prodotti a marchio Coop. Quindi ho preso dei popcorn 66 centesimi, questo è Liam, le zucchine che un bimbo di nome Nathan è riuscito ad aprire. Allora, le zucchine le ho pagate 3,94 euro per 2 kg, una merendina che ha voluto Alex a 89 centesimi, un'altra zucchina. Ho preso le friselle perché sicuramente uno di questi giorni le faccio con i pomodorini, un po' di aglio, un po' di olio, sono buonissime, 2,04 euro. Del salame 1,29 euro. I gelatini marchio Coop, questi qua, biscotto, mi sembra 2,15 euro, sono 8 pezzi. Due confezioni di Wurster che tra riso freddo, ogni tanto cookie vanno. I grissini per i gemelli, 1,15 euro. Carote, 99 centesimi. Melone, 2,11 euro. Yogurt bianchi magri, 2,25 euro per 8 pezzi marchio Coop. Ho preso le capsule compatibili per la macchina della Nescafè, sì, che ha mia suocera perché a giorni deve andare via e quindi le servono. Ho preso i ghiaccioli, 12 pezzi per 2,12 euro. Formaggio, aiuto, Emmental, 5 euro per mezzo chilo. Simil Galbanino marchio Coop, 1,99 euro. Ho preso delle brioscine surgelate delle Tre Marie, 6 pezzi per 2,45 euro, perché ogni tanto mi piace farmele a casa nella friggitrice, magari vengono speciali, sono vuote, quindi potete farcirle come preferite, io penso metterò Nutella, Simil Nutella. Una bottiglia di tè, 1,04 euro. Soliti cristerini per i gemelli, 1,80 euro. Due confezioni di prosciutto crudo marchio Coop, 2,24 euro. Un pacchetto per me di patatine Fonzi, 1,29 euro. Le gallette per i gemelli, 89 centesimi. Dei kiwi, 1,78 euro per 6 pezzi. Dei cetrioli, 1,71 euro per quasi un chilo. Due stracchini, 89 centesimi l'uno, e due mozzarelle, 69 centesimi l'uno. Avete visto nelle clip di stamattina che ho preparato l'acqua, tipo acqua detox, con limone e cetriolo, perché sono veramente fresche, non avevo la menta e l'ho dimenticata, e credetemi, secondo me vi stimola di più a bere. Questo è sempre il mio. No, è Nathan, scusate, ho sbagliato. E nulla, quindi ve le consiglio perché almeno per me mi stimolano tantissimo a bere, molto di più. Comunque, volevo anche dirvi, perché avrete visto dal titolo, che oggi mi deve arrivare la macchinetta del caffè Lavazza. E la consegna dovrebbe essere tra le 2:30 e le 4:30, quindi spero 2:30 perché alle 4 dobbiamo andare via al parco. E quindi vi lascerò la clip della nuova sistemazione del caffè. Adesso sistemo la spesa e mangiamo e ci rivediamo dopo.